Bella a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Oggi andremo a vedere questo glitch, diciamo per poveri. Quindi per chi ha iniziato da poco può essere veramente molto utile per fare qualche soldino e salire di RP. Innanzitutto dovrete recarvi in questi due punti che vedete sulla mappa, che sono i negozi, appunto dove si possono comprare le birre e i snack vari. Prima di cominciare però con il video vi chiedo come sempre di lasciare un bel like e di iscrivervi al canale, di passare per i canali del Team Glitch che troverete sotto in descrizione e ora possiamo partire con il video. Arrivati al primo negozio, quello che dovrete fare è entrare all'interno, tirare fuori un'arma a vostra scelta, una qualunque non fa differenza. Ora puntate l'arma contro il proprietario del negozio. E vedrete che in basso a destra comincerà il caricamento della barra dell'intimidazione. Qui ragazzi, poco prima che si riempirà questa barra di intimidazione, dovrete premere cerchio R2 freccia in su in modo tale che il vostro personaggio faccia una capriola e colpirà automaticamente appunto il proprietario del negozio. In questo modo voi potrete prendervi la busta di soldi che cadrà per terra, più potrete svuotare la cassa. Fatto ciò ragazzi, vi ritroverete con 3 stelline appunto di ricercato. Ora uscite velocemente di fuori e quello che dovrete fare è molto semplice: tasto option, andare su online, attività, avvia attività, create da Rockstar, gare stunt e avviate la prima gara. Ora, come vedrete, si vedono le macchine della polizia e gli elicotteri, quindi il glitch sta riuscendo, trucco, chiamiamolo così perché non mi sembra proprio un glitch. Ne approfitto intanto per ringraziare Dark che mi ha passato la clip. Una volta su questa schermata, ragazzi, quello che dovremmo fare è spingere cerchio e uscire dalla missione. Premiamo cerchio, usciamo dalla missione e come vedrete gli RP saliranno perché appunto è come se abbiamo seminato i poliziotti. Una volta rispawnati, quello che dovrete fare è salite su un mezzo qualunque e dirigetevi all'altro negozio che vi ho fatto vedere prima sulla mappa. Quindi stesso procedimento ragazzi, entrate dentro, tirate fuori l'arma, la puntate contro il proprietario del negozio. La barra in basso a destra di caricamento dell'intimidazione comincerà a salire. Quando è quasi piena, solito procedimento, tenete premuto cerchio, R2 freccia in avanti, il giocatore vostro farà una capriola e vi prenderete nuovamente la busta dei soldi con la possibilità di appunto svuotare voi la cassa. Bene ragazzi, spero il video vi sia piaciuto, spero possa essere d'aiuto a chi ha appena iniziato. Ricordo in descrizione troverete i canali del Team Glitch al quale vi dovrete iscrivere, attivate la campanellina per appunto le notifiche, troverete sempre nella descrizione i link dei canali Telegram per essere sempre aggiornati e comunque sia magari giocare insieme ad altre persone. E per chi ha Bogdan abbiamo creato anche un altro Telegram proprio per quello, per scambiarsi Bogdan a vicenda. Ho finito di parlare, ci vediamo alla prossima, bella per tutti!